Dai. Mamma mia, ragazzi! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo Robin! Ciao a tutti. Dai, porca puttana, fammi iniziare sta vera di merda! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, inizio subito col dirvi che siamo quasi a 1500 iscritti, quindi iscrivetevi al canale. Come potete vedere, ci troviamo in una nuova location e siamo qui con il Tommy e il Bado. In questo video andremo a raccontarvi insieme, tutti insieme. In questo video andremo a raccontarvi tutta la storia della serie del motorino, quindi da settembre 2022 a settembre 2023, quando appunto è finita la serie. Vi andrò a dire anche quanto ho speso effettivamente per avere questo risultato e merda. Sì, certo. Guarda che schifo. Allora ragazzi, dicevamo, vi dico solo che ho fatto il calcolo di tutti i prezzi ieri sera e diciamo che non mi aspettavo di aver speso così tanto. Allora, iniziamo a parlare del primo episodio, che l'avrete visto sicuramente tutti, perché c'è una roba come 12.000 views, è una roba impressionante. Comunque, nel primo episodio c'eravamo io, l'Andreino, che vabbè, l'Andreino si è distaccato dalla serie si del è motorino, perso. E il Tommy, quindi lui è un OG. Minchia, gli OG. No, continua a essere sfruttato. E le modifiche che abbiamo fatto nel primo episodio sono state molto semplici, molto economiche e quindi banali. Esatto. Filtro a cono più getto. Comunque getti per la carburazione. Il filtro a cono me lo avete criticato in non so quanti. Però vabbè, diciamo che da quando l'ho montato non mi ha mai dato troppi problemi. No, guarda, ci hai messo lo scotch un giorno, poi un giorno l'hai tolto, poi l'hai rimesso, poi una striscia, poi due strisce, poi tre strisce, poi senza, poi era scarburato e vaffanculo. Dai, che fai sulla polvere, figo. O c'è un uomo le troppo, che sennò l'audio è una merda. Comunque, l'unico vero difetto del filtro a cono è quando piove, perché vi entra tutta l'acqua nella spugna e vi si spegne praticamente il motorino o inizia a sfiammare, a scoppiettare. Perché scusa, e mi è già successo. Due domande, cioè, tu vai con l'acqua col motorino? Con l'acqua, quando piove. Quando piove? Quando sì. E il motorino si amma? Sì. Vado. Adesso gli metterò in sovraimpressione una foto del motorino caricato sull'app di un mio amico, perché appunto siamo andati al McDonald's quando pioveva e si spegneva. Te non potevi gasare del tutto che... Secondo episodio. Sempre noi tre, io, il Tommy e l'Andrea. Il Bado non lo conoscevo ancora, non era entrato ancora nella mia vita quest'essere ai tempi. Impianto LED, non so se vi ricordate, vabbè, vi metterò qualche immagine sicuramente. I due pulsantini rossi che accendevano i famosi LED rossi che avevamo montato appunto nel secondo episodio, che sono durati ben poco perché qualche mese dopo, due o tre mesi dopo, mi si sono rotti. E quindi l'impianto è saltato e non l'ho rifatto subito, quindi sono stato altrettanto tempo senza i LED. Ma il tuo profumo sembra da donna. Eh? Non ho messo profumo. Sembra un profumo da donna. Aia. Sì, aia. Ma ascoltami un attimo. Se il profumo da donna lo prendono le donne, perché gli piace alle donne, quindi io non le donne. C'ha ragione. Non c'ha fa ragione, una piega. C'ha ragione. Non fa una piega. Dopo l'episodio dei LED si passa al terzo episodio, ovvero dove abbiamo creato la stunt bar per il motorino. Cazzo, che ricordi. Che ricordi. Mamma mia, la stunt bar. In questo video, in questo terzo episodio, è entrato in gioco il Bado. Raccontiamo l'incontro col Bado. Allora, io il Tommy lo conoscevo già, perché col Tommy lo conosco da tanto, perché ci vado in bicicletta tanto assieme. Noi ci eravamo già visti tipo 3 anni fa, però ci eravamo visti, non ti ricordavi neanche, noi sì. Ci siamo conosciuti bene. Vabbè, ci eravamo già visti tutti, però non ci conoscevamo bene. No, ci conoscevamo, dopo 2 mesi ho avuto la fantastica idea di farli conoscere. Sì, esatto, di iniziare la nostra conoscenza. Perché io ero già nella merda, volevo esatto, dire che vado nella merda. La nostra convivialità. Lui aveva già iniziato a lavorare per me, senza percepire un euro. E io dopo un anno non ho ancora visto, non ho ancora visto un euro. Ragazzi, se fate diventare virale questo video, pagheremo lo stipendio al Tommy, perché manca veramente tanto così da prendere il primo stipendiotto da YouTube. Non vedo l'ora che arrivi, mamma mia. Che stipendio. Comunque, dopo aver conosciuto il Bado, abbiamo organizzato questo terzo episodio dove dovevamo costruire la stunt bar. Il Bado era fondamentale perché comunque sapeva saldare, sapeva con quella saldatrice di merda bene o male usare il ferro, la saldatrice, quindi niente, l'abbiamo poi tirato dentro. Quel giorno era un sabato ed era già iniziata la scuola, quindi io ero arrivato a casa del Bado intorno alle 2:30.
E sono tornato a casa all'una e mezza, due di notte. Comunque io ero arrivato a casa tardissimo. Comunque abbiamo fatto questa stunt park, ci abbiamo messo tutto il pomeriggio. E ovviamente poi per tornare a casa l'ho tolta, perché non ero in giro senza targa, senza niente. Poi l'ho rimessa il giorno dopo. Avevo trovato il modo per fissare la targa anche con la stunt park, quindi qualche giorno io dopo l'ho tenuta. Fino a quando, a furia di usarla, in pratica i due buchi si erano sostanzialmente uniti e la stunt bar continuava a muoversi, non era più fissa. Quindi adesso è in garage a marcire. Male. Ragazzi, mi raccomando, seguitemi sul profilo delle foto. Vi lascio qua il mio tag, Tommy con due punto foto. Non seguitelo, affangolo. Quindi fino al terzo episodio i soldi che sono stati spesi sono relativamente pochi, quindi all'incirca 12 euro per filtro più getto per carburarlo e 35 euro di LED tra pulsantini e appunto strisce LED. Quindi siamo alla cifra di, al numero di 45-47 euro spesi in tre episodi. Arriviamo così al quarto episodio, che anche questo è andato molto bene perché ha all'incirca 10.000 views, ho appena guardato, ed è l'episodio dove ho montato il naked, quindi mozzo e manubrio. Solo perché era clickbait, ha scritto quanto si impenna solo per il manubrio. Quanto si impenna, cazzo, che è molto lungo. Beh, peso in meno sull'anteriore, certo. Quindi si alza molto. Ah, molto, minchia. Non devi rompere, oh, cazzo. Quindi, mozzo più manubrio, siamo sui 50 euro anche qua. E niente, quella volta non è che era successo chissà cosa, perché alla fine il manubrio dovevamo bucarlo, perché in pratica... in pratica i miei freni hanno la cupoletta che serve per avvitarli, per stringerli al manubrio, e hanno una sorta di pirulino di ferro che si incastra in un buco che c'è nel manubrio per impedire che giri il freno. Solo che il manubrio, il naked, non ce li ha di originariamente questi buchetti, vale, quindi vale. Siamo dovuti star lì a calcolare, bucare, fare, cazzare, però alla fine ce l'abbiamo fatta senza nessun problema. Il quinto episodio invece qual è? C'è un episodio per il gas rapido. E in quell'episodio quanto si impenna ancora più di prima. Sai che ha fatto, era andato benissimo. Cioè esattamente, perché nessuno, 5600 perché va tutti così bene i primi video, l'ultimo video fa schifo. No, perché da quant'è che sono usciti? Il gas rapido, figa. Il gas rapido fa tante visualizzazioni perché nessuno sa come cazzo si monta quel minchione di figa ogni volta. È vero, E quindi la gente continua a guardarlo perché figa, eh. Sì, anche il vado se lo riguarda. Non è proprio semplice montare il gas rapido, che appunto abbiamo montato nel quinto episodio della serie, dove abbiamo cambiato gas, filo del gas e la guaina. Canna del gas. Quindi gas rapido, filo del gas e guaina, siamo intorno ai 25-30 euro anche qui, giungendo così al sesto episodio. Al sesto. Quante cazzo ne hai fatte? Ho 9. Sesto episodio, dei fari, dove abbiamo montato il faretto LED sul manubrio e il faro bello dietro con le frecce integrate, e avevamo cambiato anche la lampadina di quello davanti. Comunque qua non abbiamo riscontrato particolari problemi. Alla fine il Bado mi ha prestato i cavi per collegare il faretto. Faretto LED pagato 15 euro questo, perché prima avevo... Che indichi me? L'ho pagato io? Perché prima avevo quello che mi aveva regalato il Bado, solo che poi si è fulminato e quindi ho dovuto cambiarlo. Impianto per il faretto sul manubrio, pulsantino, cavetti che arrivano alla batteria, molto semplice. Sì, ma ci sono le campane, aspetta un attimo. Il tappo non sta zitto. Parla col Bado. Bado, molto piacere. Ah no, adesso che mi viene in mente, abbiamo riscontrato un problema anche in quell'episodio. Io avevo ordinato il faro dietro, solo che non era arrivato in tempo, e quindi il Bado il giorno dopo, ti ricordi? La domenica, tu sei dovuto venire su da me. Ah, già, è vero. E l'avevamo montato a casa mia. Uno sbattimento di coglioni montare quel faro. Porca perché troia. A cercare tutti i cavi da mettere con gli altri cavi. Appunto, con... Non mi ricordavo il momento in cui bestemmiamo per quel coso lì. Perché, cioè, perché non tu non c'eri, Cristo infatti. Dio. Arriviamo così al settimo episodio, episodio importantissimo. Mi ricordo che ero stragasato ai tempi, perché è stato il primo video che ho realizzato in collaborazione con un brand, Z Custom. Quindi Angel Eyes avevamo montato in quel video a casa mia, e niente, che ringrazio ancora Z Custom per avermeli inviati. E quegli Angel Eyes costano 35 euro se non sbaglio, comunque potete vederli sul sito, sullo store di Z Custom, che vi lascio in descrizione. Dopo questo settimo episodio degli Angel Eyes arriviamo all'ottavo episodio, che è stato l'episodio dove abbiamo montato tutte le parti rosse in Ergal, come per esempio, dov'è?
Ah, non si vede, comunque. Non c'è niente. Sì, dall'altra parte la pedalina di avviamento, le viti. Non mi ricordo particolari eventi da raccontare, quindi. La bestemmia del modo è che questo deve essere la quarta quinta. Quindi, episodio delle parti in Ergal. Avevo speso, se non sbaglio, 70 euro. Avevo speso 70-80 euro. Però in questo momento non sono montati tutti quei pezzi sul motorino. Perché è successa una cosa sgradevole, che la pedivella, in pratica ho dato un colpo troppo forte, si è tipo mangiato il filetto e quindi ho dovuto sostituirla. L'hai spanata. Esatto. Una cosa, cattiva pubblicità al marchio che ha realizzato le viti rosse, non compratele. Perché sono delle viti di merda che si rompono a stringere appena sono rotte. Infatti mi è successo che si sono rotte dentro il carter, quindi è stata una rottura di coglioni. Fare il buco, svitarle, rifare il filetto. Quindi piuttosto pitturate quelle originali. Però non comprate quelle viti di merda che costano 12 euro e fan cagare. Tra l'altro, ho sbagliato io per voi. Quindi loro non lo commetteranno questo errore. Arriviamo così al nono e ultimo episodio che avete visto qualche settimana fa. Perché questo video lo stiamo registrando lo stesso giorno che è uscito il video dopo lo speciale dei 1000 iscritti. Mi ha baciato la mano sto stronzo. Che schifo. Ma papà culo va. Quindi le modifiche che abbiamo fatto nell'episodio finale sono molteplici, ve l'ho già elencate in un altro video. Sono qui oggi per dirvi il prezzo di queste modifiche. E pausa elicottero! 180 euro per il gruppo termico, Atena 50. La monofascia in alluminio. Monofascia in alluminio, scarico a traversino. La marmitta Yasuni 190 euro. Kit di carene, perché ho dovuto ricomprarlo, ve l'ho già spiegato perché sono caduto, 250 euro. Poi radiatori, visto che ho dovuto cambiarli, ho cambiato sia quello principale qua, che ho messo quello dell'Aerox vecchio che è un pochettino diverso, però l'avevo cambiato perché mi si era bucato quell'altra che avevo. Bravo, sì. Quindi ho cambiato anche quello, poi ho messo il radiatorino del Phantom. Quindi tra tutto mi sono usciti all'incirca 70 euro. La piastra delle forcelle, solito discorso, ve l'ho già spiegato. Per verniciare tutto il motorino, tra pistola, vernice per la pistola, bombolette, cose varie. Pistola, sei un pistolero. Per vernice tutto circa 140 euro. E in più per carburare, tarare il motorino, quindi cinghia, mollette della frizione, pesetti, getti, sono partiti altri 60-70 euro. Ricordiamo che non è ancora carburato, non è ancora tarato. No, carburato non è carburato e non è neanche tarato. Adesso facciamo insieme il calcolo di tutti i prezzi. Di Danè. Della cifra, quella finale che vi piace tanto, che metterò nella copertina. Magari censurata. Nella copertina metterò un po' di più, tipo 10k censurata. Sì, sì. Filtro, getto 12 euro, LED, pulsanti 35, naked 50 euro, gas rapido 25, fari 75 euro, angel eyes 35, parti rosse in Ergal 50 euro, perché ho calcolato solo quelle che ho montato in questo momento, perché io vi dirò la cifra che voi dovrete spendere se volete un motorino come questo. Aria manuale, che non vi ho detto che la montai in un vlog, comunque il kit aria manuale che costa 30 euro, ve lo consiglio molto perché è strautile e poi anche bello esteticamente. Cilindro 180, marmitta 190, carene 250, radiatori 70, piastra 140, vernice 140, altre tarature, carburazione 60 euro. Arriviamo alla cifra finale di 1400 euro spesi in un anno per questo motorino. Ora vi devo dire giusto due cosette. Questi sono all'incirca i soldi spesi, però sono sicuramente di più. Vi faccio solo l'esempio: mi si era bruciata la centralina, quindi tac, 60 euro di centralina e alziamo già il risultato finale. Quindi altre pastiglie che ho cambiato, tutte queste cose qua che non mettiamo ovviamente nel prezzo, perché dipende da come usate voi il motorino. Quindi io che impenno alle pastiglie dietro l'avrò cambiate già 3 volte nel giro di un anno. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, seguirci a tutti e tre su Instagram. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.